Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con questo sesto test mod di Farming Simulator 17 e oggi sono qui al biogas perché voglio presentarvi una mod che potete trovare benissimo nel sito originale, sicuramente molti di voi lo staranno anche già utilizzando, ma per chi non lo sapesse vi do diciamo qualcosa per compattare meglio l'insilato. Perché? Perché con la benna, con la pala, scusate, con la pala qua, con la lama per l'insilato, a parte che non compatta, magari si rischia di fare buche e mucchi, o bisogna utilizzarla diciamo con tanta delicatezza. Allora vi presento un rullo, eccolo qua, che è fatto apposta per compattare. Perché adesso vi faccio vedere che se voi passate semplicemente con il trattore avete un compattamento, fate un compattamento del 2-3% all'incirca, dopo dipende quanto insilato non compattato avete. Perché se io riempio la trincea, quindi 2 milioni di litri circa, senza mai compattare, o comunque solo passando per svuotare, ci mettete come minimo quarto d'ora, 20 minuti per compattare tutto l'insilato. Con la lama, più di buttare un po' in su l'insilato, non si riesce a far tanto. Infatti adesso faccio vedere, guarda che anche utilizzarla è sempre un po' un problemino, perché ho visto che si fa presto a far buche. Allora ovviamente gli attrezzi questi per l'insilato si utilizzano, beh, o col mouse, io sto usando poi il joystick appunto, che ho nella console laterale. Comunque compattamento non è che sale, ma più di buttare male in su un insilato, così buttarlo dentro, come vedete, no, non è che compattate con la lama qua. 50 sì, qualcosina fate, ma dopo succede magari vi incastrate anche, tra l'altro. Qui è inesperienza di chi lo sta usando adesso, ma comunque dopo vedete, magari trovate un buco e mi fa, insomma, non è ben versatile, no? Anche perché non è come pensavo anch'io, l'ho presa nella serie come avete potuto vedere, e non infine non mi è piaciuta. Ci si mette tanto tempo, va bene se si scarica fuori un po' di insilato, perché andando avanti e indietro si scarica, e allora lì uno dice beh, me lo butto dentro, quindi vabbè, ci sta. Però per compattare l'insilato o avete un trattore che pesa tanto, tipo il Kirovez, il The King, oppure potete utilizzare questo rullo che si muove sempre con il joystick, con il mouse, quello che è. Quindi potete abbassarlo, alzarlo in base anche al mucchio che avete, perché forse arriva utilizzato da davanti, oppure andando avanti da dietro. Quindi adesso bisogna anche un po' vedere. Comunque il suo lavoro lo fa lo stesso, qualsiasi posizione lo utilizzate. Allora, qui basta, praticamente vi basta accenderlo e lui passando sopra l'insilato, oltre magari a spianarlo, ve lo compatta anche molto velocemente. Adesso abbassiamo un po'. Vedete, un po' ve lo ammucchiano. Guardate, il compattamento dovrebbe andare su molto più velocemente che vedete, lo spiana bene, diciamo già a 54. Ve lo compatta già più velocemente, e quindi dovete andare meglio, lo utilizzate meglio. Come vedete va utilizzato spingendo, perché altrimenti no. Adesso qui c'è tanto insilato perché ci sono 446.000 litri mai compattati, quindi quelle sono anche le cose. Comunque in questo modo potete spianarlo e anche compattarlo più facilmente. Vedete che bello piano che ve lo fa, contrario alla pala, che magari è un po' più rognosa perché va su e giù, dopo, insomma, dopo che qui ve lo regolate voi. Adesso magari è messo anche un po' alto, un po' basso, buttiamo tutto terzo punto adesso. Anche qui fate dei bei mughi, siamo già al 60%, 61, fa qualcosina in più al 62, prossima passata al 63. Adesso ovviamente eccole qua. E così insomma adesso l'attrezzo andrebbe appeso da davanti, non da dietro. Però
ha un compattamento più rapido, ecco, secondo me, rispetto alla palla, perché la palla carica in silato, quindi si riempie di silato e dopo si svuota, ma se è vuota e la abbassate si carica e quindi rimane di fare la buca. Questo invece lo sposta semplicemente, perciò è una moda anche più semplice da usare e vedo anche molto più veloce, come potete vedere. Compattamento siamo già al 70%, quindi no. Però ragazzi, miglior cosa è compattare col Kiro, perché ho visto che quello fatto per la serie, prendete paura con il compattamento, cioè una passata vi porta a vasca 100% di compattamento. Vabbè, questa è la moda semplice, efficace, molto veloce da utilizzare, pratica, e magari non sarà forse tanto reale, però almeno funziona molto bene. Adesso andiamo a tirare un po' in su, se tiro in su ovviamente dopo non lavora. Comunque vabbè, sì, dovete stare un po' attenti a come la allungate, perché se allungate tutto il terzo punto e magari anche la abbassate, ecco che il trattore vi va via un po' così. E innanzitutto un bel terzo punto vorrei sapere di che marca è, perché potrebbe far comodo magari certe volte allungarlo un pelino di più. E poi adesso non so come compatti, avevo idea che il trattore non va mica tanto avanti, perché però diciamo che più o meno funziona, dai, più o meno che più, ma funziona anche così. Parte gli scherzi, così è più veloce, rapido da utilizzare, da spianare praticamente. È un rullo utilizzato soprattutto per spianare. Bene, direi che anche per questo test mode è tutto. Cosa rapida, veloce, con la lama di certo non fate queste belle spianate qua, o lo fate, ma ci vuole più tempo oppure più maestria. Bisogna prendere un po' mano col fatto che carica l'incilato. È un po' agra. Se volete spianare con la lama qua, no. Io ho provato, ma ho deciso di lasciar perdere. Che vedete, lei se la carica, no? E quando dopo, in teoria dovreste alzarlo pian piano, ma anche se ce l'ho alto oppure ce l'ho basso, vedi, le gomme trovano una buca e lei automaticamente fa tutti su e giù. No. No, non viene bene. A me non piace appunto utilizzarla tanto la lama. Va bene se avete appunto insilato fuori così. Adesso ho buttato fuori l'insilato. Cosa faccio? Prendo, la abbasso tutta e lo butto dentro. E questa qua ci sta perfettamente, come potete vedere. Però per spianare il rullo, secondo me, tra lama e rullo fate proprio un insilato ad hoc. Bene, vi lascio il link in descrizione, non vi rubo altro tempo, ciao a tutti e alla prossima, ciao ciao!